Contro l'inverno demografico, le istituzioni e la politica devono sostenere la famiglia, mettere in campo misure economiche e fiscali, ma anche di ordine organizzativo per rendere concretamente compatibile il ruolo di genitore e quello di lavoratore. Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha inaugurato ieri in fiera a Rimini il meeting parlando di famiglia. Per la Casellati, all'Italia serve un intervento legislativo capace di trovare un equilibrio moderno e virtuoso tra vita privata e professionale delle donne. La politica deve investire molto sulla famiglia, che oggi vive un dramma epocale che è l'inverno demografico, ed allora è necessario che ci siano degli interventi legislativi significativi che pongano in condizione le famiglie, la donna, di poter conciliare lavoro e famiglia per valorizzare quello che viene definito un giacimento di PIL possibile. Una ricerca della Banca d'Italia sostiene che qualora le donne fossero immesse nel mercato del lavoro nella misura del 60%, così come è stato auspicato dal Trattato di Lisbona, potremmo avere un aumento del PIL pari al 7%, e questo metterebbe l'Italia, il nostro paese, al riparo da future crisi di carattere economico. Per il presidente del Senato, che è intervenuto in auditorium all'incontro introdotto da Emilia Guarnieri, presidente, Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, in cui sono state rivissute le fasi salienti di questi 40 anni, non c'è vera libertà senza la libertà di educare. Per l'inaugurazione della Kermesse di CL sono anche arrivate le parole del Papa, che auspica che il meeting sia sempre un luogo ospitale in cui le persone possano fissare dei volti facendo esperienza della propria inconfondibile identità e quella del Presidente della Repubblica. È necessario affrontare il nuovo con coraggio, senza nostalgie paralizzanti, conservando sempre spirito critico e apertura. Chi c'è prossimo, ha scritto Sergio Mattarella nel suo discorso indirizzato alla Kermesse di Comunione e Liberazione.